Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. È ora di pranzo e allora cuciniamo dei gustosissimi hamburger di tacchino, leggeri, gustosi e velocissimi da preparare. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 650 g di macinato di tacchino, 3 cipollotti, anche 4, io ne ho tagliati 4 piccolini a listarelli finissimi, senape di Digione, circa 3 cucchiai abbondanti, 60 g, 30 g di pan grattato, formaggio grattugiato, se volete anche del gruyère a pezzettini, della scamorza a ingolosire ancora di più i vostri hamburger, e del sale. La piastra si sta scaldando. A parte, naturalmente, ci serviranno i panini per hamburger, citriolini, pomodori, formaggio, quello che volete voi, a ingolosirli ancora di più. Prepariamoli subito che andiamo a mangiare. In questa ciotola andiamo a grattugiare il formaggio, un pizzico di sale, dobbiamo grattugiare anche l'aglio, lo grattugio per non sentire i pezzi troppo grossi, così darà sapore ma non sarà così invadente, il cipollotto, tutto dentro, la senape di Digione, un cucchiaio mi serve, e il pan grattato. E ora, mani pulite, andiamo a mescolare bene tutto. L'impasto deve essere morbido, non troppo, mi raccomando, non troppo duro, non esagerate col pan grattato. E come vedete non serve neanche aggiungere l'uovo. Ora non resta che dividere l'impasto in 4 parti circa e andare a formare i nostri hamburger. E una volta pronti, appoggiateli pure su un piatto. Belli cicciottoni, a fra poco. La piastra è bella calda e fumante, è arrivato il momento di cuocere gli hamburger. Io ne cuocio 2 alla volta perché non ci stanno tutti, ci vediamo dopo, ci vorranno 5 minuti abbondanti per lato. 5 minuti circa sono passati, io vado a girare gli hamburger. E li faccio finire di cuocere e nel frattempo preparo i panini e tutte le altre cose buonissime. Ho rimosso gli hamburger che sono pronti, li tengo un attimo qui accanto al fuoco, ho tagliato i panini a metà, andiamoli a tostare leggermente, ho aggiunto pochissimo pochissimo olio sulla piastra e andiamoli a tostare qualche minuto e poi io ho già pronti gli ingredienti per assemblare gli hamburger. Ultimissimo passaggio è andare a assemblare i nostri hamburger. In uno abbiamo deciso di aggiungere della salsa burger. Li ho fatti tostare qualche minuto i nostri panini sulla bistecchiera dove abbiamo cotto gli hamburger. Andiamo ad aggiungere, anzi, qualche pomodorino. Il nostro hamburger, qualche pomodorino ancora sopra e i citriolini. Io vi dico, ho già una fame che non vedo l'ora di andare a mangiarmeli e gustarmeli. Invece in quest'altro vado ad aggiungere della maionese, anche questa tutta attorno ben bene. I pomodorini sotto, così creano quella giusta umidità a tenere morbido l'hamburger sopra e io solo citriolini sopra.
se volete potete, se vi piace un sapore leggermente più piccante, potete mettere anche gli jalapeño, che ve lo dico a fare. E gli hamburger di tacchino, buonissimi, sfiziosi e deliziosissimi, sono pronti per essere gustati. Noi andiamo subito a mangiarli. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.